Mister, si riparte quest'anno dall'inizio con una preparazione completa a partire da agosto. Quali sono le sensazioni dopo un paio d'ore di allenamento? Allora, sicuramente bene, positive. È un gruppo bello affiatato di già dal primo giorno, un gruppo giovane e un gruppo anche, tra virgolette, di veterane, quindi sono molto contenta del gruppo che si è creato e spero giorno dopo giorno di creare qualcosa di bello e straordinario. Veterane però anche giovani, ragazze che hanno giocato nelle giovanili della CF Arezzo, nella Primavera, che tu conosci bene, insomma una squadra anche ben assortita. Sì, certo, allora veterane perché hanno tanti anni di esperienza alle spalle in Serie B e quindi era giusto anche tenere ragazzi di questo tipo, anzi sono la colonna portante di questa squadra. E le giovani è giusto che fanno esperienza in questi campionati perché in primis se lo meritano e poi hanno le qualità per farlo. Senti, ti aspetti qualcosa di diverso rispetto alla scorsa stagione, intendo a livello di difficoltà di questa Serie B? Allora, sicuramente sarà un campionato tosto, difficile perché comunque ci sono tre promozioni in Serie A e quindi tutte cercheranno di poter ambire a quelle tre posizioni, ma noi comunque cercheremo di fare del nostro meglio per provare a fare risultato e perché no, a giocarci anche noi quelle tre posizioni.